Sì, grazie anzitutto per l'invito a presentare questi dati. Scopo di questa presentazione è quindi quello di illustrare alcuni aspetti parziali ancora sulla banca dati nazionale delle specie invasive, in particolare per quanto riguarda gli invertebrati terrestri. Il processo per cui si arriva a questa banca dati sostanzialmente può essere riassunto in questi termini. L'Unione Europea sta preparando una convenzione internazionale sulle specie alloctone, verranno chieste varie misure ai Paesi membri, tra le varie misure ci sarà anche quella di implementare un sistema informativo dedicato proprio alle specie alloctone. ISPRA, il Ministero dell'Ambiente, hanno ritenuto importante quindi prepararsi a questo evento e hanno individuato nell'Unione Zoologica Italiana la società scientifica più idonea a organizzare questa banca dati, e l'UZI ha dato incarico al sottoscritto per realizzare questo progetto. Obiettivi del progetto in sintesi sono popolare un sistema informativo di specie alloctone con i dati sulle specie alloctone presenti nel territorio italiano attraverso una serie di fasi. Una prima fase è stata quella di analizzare un prototipo già in possesso di ISPRA, dopodiché il prototipo è stato implementato raccogliendo ulteriori dati sulle specie già inserite nel prototipo. Un'ulteriore integrazione è stata quella di aggiungere specie che nel frattempo sono state individuate come alloctone nel territorio italiano, e poi infine di verificare la correttezza dei dati attraverso un processo di validazione. Una prima parte del progetto appunto è stata dedicata agli invertebrati terrestri, che abbiamo visto ieri essere la componente più importante di tutte, di qualsiasi fauna, a qualsiasi livello territoriale. Come è organizzata la banca dati? Quindi due parole sui metodi che sono stati seguiti. Innanzitutto si è fatto riferimento per i codici e i campi a delle banche dati europee, in modo da poter assicurare la interoperabilità dei vari sistemi, per cui i dati sono stati forniti inseriti in un foglio di calcolo, un file di Excel, e fornendo per ciascuna specie una serie di informazioni di base, dall'inquadramento tassonomico generale e alla regione, l'elenco delle regioni in cui la specie è stata segnalata, l'anno e il periodo di segnalazione sia a livello nazionale che a livello regionale, e tutte informazioni sullo status, sul tipo di presenza, sul grado di invasività, e fino ad arrivare alla bibliografia di riferimento. Bibliografia di riferimento che è una parte estremamente importante. Come base di partenza è stata utilizzata irrinunciabilmente la checklist delle specie della fauna italiana, che risale oramai a quasi 20 anni fa, ma che comunque contiene delle informazioni sulle specie alloctone e sulla presenza delle specie alloctone. Questa prima serie di informazioni è stata poi integrata con altre informazioni tratte da letteratura internazionale, soprattutto quella pubblicata nell'ambito del progetto DAISY. Per aggiornare la lista di base così ottenuta e per reperire ulteriori informazioni di dettaglio sulla distribuzione regionale, è stata consultata una letteratura enorme e molto variegata, che consiste ovviamente in riviste scientifiche in primo luogo, ma anche riviste tecnico-scientifiche, atti di convegni, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, fino ad arrivare anche a siti internet. Cito il Forum Entomologi Italiani e il sito Natura Mediterraneo, che hanno un vantaggio di inserire dei dati che sono
immediati e quindi si elimina quel gap di informazione tra il reperimento del dato sul campo e la pubblicazione del dato su una rivista. Vediamo i risultati, partendo proprio dalla bibliografia di riferimento. La letteratura spazia in un arco di tempo enorme, ovviamente, dalla seconda metà del Settecento fino alla fine di febbraio del 2014. In tutto sono stati inseriti oltre 2000 titoli. Un terzo di questi sono provvisti di indirizzo internet per poterli reperire in rete o consultarli direttamente in rete. Ovviamente si tratta per l'80% di articoli su riviste scientifiche, ma come vedete c'è una discreta variazione di tipologia. Questo dovrebbe, secondo me, far mettere in evidenza già la difficoltà a costruire un sistema del genere. Significa andarsi a leggere una quantità di articoli dispersi in mille rivoli, proprio, davvero. Per quanto riguarda il numero di specie e l'articolazione tassonomica incluse in questa banca dati, vedete, sono 1216 specie a febbraio di 2014, articolate in 5 fila, di cui gli artropodi naturalmente rappresentano il gruppo più consistente. Questo non è una novità, insomma, si sa. Tra gli artropodi ovviamente gli insetti costituiscono la componente più importante, tra gli insetti coleotteri, omotteri e imenotteri rappresentano gli ordini più rappresentati all'interno di questo sistema informativo. Riguardo agli aspetti di specifici sullo status, sull'occorrenza e sull'invasività, qui vedete alcuni numeri. Per esempio, riguardo allo status, è la palissiano che la maggior parte dei dati riguarda specie alloctone. Infatti non è su questo che voglio puntare la vostra attenzione, ma sul fatto che anche per quanto riguarda gli invertebrati esistono, come nei vertebrati, soprattutto nei pesci, casi di transfaunazione, quindi di specie che sono, per esempio, nelle Alpi, che sono state trasferite, che ne so, attraverso i rimboschimenti, ad esempio, nell'Appennino o comunque nell'Italia meridionale, specie che dall'Italia peninsulare sono state trasferite in Sardegna e tanti altri esempi, complicando notevolmente il quadro biogeografico locale, si potrebbe dire. Per quanto riguarda l'occorrenza, la maggior parte dei reperti, diciamo, è stata raccolta in aree, in ambienti agricoli, in ambienti artificiali, quindi aree agricole, aree urbane, serre, magazzini. Si tratta per lo più di introduzioni non intenzionali. Il fatto che l'invasività non sia specificata, questo sta a sottolineare la necessità di ulteriori studi sull'argomento. Per quanto riguarda i pathways, vi faccio notare quante specie siano state introdotte per il controllo biologico, 150 specie, di cui tra l'altro non si sa notizia, non si sa molto su che fine hanno fatto queste specie dopo l'introduzione. Per quanto riguarda le regioni amministrative, vedete, il quadro è piuttosto variegato, probabilmente è in relazione all'estensione di ciascuna regione. Ieri mi sono fatto mandare degli accidenti da Fabio Stock, perché verso le 11 di sera gli ho chiesto se mi dà una mano a costruire una mappa anamorfica delle specie alloctone in Italia, quelle mappe che dilatano i confini territoriali. Il risultato non è venuto molto, un po' deludente, però si vedono, si può sviluppare ancora questo discorso. Guardando
l'andamento delle specie introdotte in alcune regioni amministrative, quelle per le quali abbiamo più dati, e confrontandole con la media nazionale, si vede che anche qui c'è un'estrema eterogeneità di situazioni che richiede quindi un esame piuttosto attento. Sommessamente suggerisco, se si potesse inserire dati riguardo al tipo di alimentazione, alle strategie riproduttive e anche alle aree di provenienza, si potrebbero fare delle altre, diciamo, analisi interessanti sull'andamento del fenomeno in Italia. Per concludere, quindi, i dati sugli invertebrati terrestri alloctoni saranno integrati in una banca dati nazionale curata da ISPRA, che sarà accessibile online, ancora non lo è, e quindi si tratta di un lavoro in corso. Lavoro in corso, deve essere integrato con altre collaborazioni per altri gruppi di tassonomini per i quali mi pare che ISPRA stia prendendo accordi e forse, mi auguro, l'UZI verrà ancora coinvolta. Questo lavoro non può essere svolto da soli, ovviamente. Personalmente, per quanto riguarda gli invertebrati alloctoni, ho chiesto informazioni a un centinaio di persone, sempre poche e comunque sempre volontariamente e gentilmente, che ringrazio pubblicamente, inutile nominarle tutte, per questo aiuto. Grazie per l'attenzione. Grazie Marzio. So per certo che Fabio Stocca adora rispondere alle domande notturne, questo siamo tutti consci, e come diceva Marzio, appunto, è una problematica crescente, c'è sempre più la necessità di seguirla. L'arrivo recente della vespa velutina in Liguria e Piemonte sta scatenando molto allarme tra gli apicoltori, quindi credo che dotarci di uno strumento di questo tipo sia indispensabile, e anche questo con i colleghi di Sinanet lo stiamo integrando con gli altri sistemi che ISPRA, il sistema complessivo dell'NNB, sta sviluppando.